Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti! Adesso andrebbe va a spiegare com'è possibile che elevando la mia anima vitale, la mia anima animale, eliminando l'impurità da essa, io purifico e raffino tutto il mondo. Elimino la negatività dalla terra. Allora la terra spiega che il popolo ebraico in generale sono 600.000 anime particolari. Queste 600.000 anime sono la sorgente di vita per tutto il mondo. Perché il mondo è stato creato per queste anime. Adesso ogni dettaglio di questo mondo appartiene a una di queste 600.000 anime. E dunque questa anima ha questa parte del mondo da elevare, cioè le cose che noi utilizziamo per servire Dio, per il nostro corpo, per la nostra anima vitale, come mangiare, bere, e l'abitazione, tutti gli utensili che noi abbiamo a casa. Però chiaramente non è che se tu dividi il mondo in 600.000 fette, allora ogni anima deve elevare una fetta così grande. No. E poi ci sono anche più di 600.000. Ma cos'è la Terra spiega che sono 600.000 sono le anime particolari. Però ogni una di queste anime si suddivide in 600.000 scintille. E così Nefesh, Ruach, in ogni dei quattro mondi, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, anche loro si dividono. Sarebbe dire che c'è Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya nel livello di Nefesh, c'è Atzilut, Bria, Yetzirah nel livello di Ruach, e c'è Atzilut, Bria, Yetzirah nel livello di Neshama. E dunque in maniera simile anche le anime hanno delle sottodivisioni, 600.000 anime, però ognuna di queste 600.000 anime si divide in 600.000 scintille. Shalom a tutti!